Bella a tutti ragazzi, sciocari! Benvenuti e bentornati ragazzi, benvenuti a questo nuovissimo video. Prima giornata qui a Romix, siamo a Romix ed è una giornata un po' strana. Piove, c'è il sole, ci sono le nuvole, tira vento, rutto cazzo. Voi ragazzi, se ci siete anche voi a Romix, fatemelo sapere cosa sotto nei commenti. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, mettete like raga, mettete like, commentate e va tutto cosa che dovete fare. Sempre dai, oggi video un po' diverso, un po' particolare, perché stiamo per andare in live, quindi andremo a vedere le reazioni dei cosplayer alla live che andremo a fare. Poi vi dirò altro su questa live, perché è un po' così, un po' particolare. Iniziamo subitissimo e andiamo a vedere ai cosplayer le reazioni con le live. Allora raga, siamo in live. Siamo in live qui al Romy. Chiediamolo a lui. Che personaggio sei? Guarda quanti. Non ne fa figure di merda. Guarda quanti ci stanno a guardare. Mi raccomando, che personaggio è? Che signorante, che personaggio è? Fate vedere bene, che personaggio è tuo? No, il mio personaggio non si deve dire. Chi sta? Chi è? Chi sei tu? Tu con questa cosa in testa così? Che personaggio? Tu allora, sei? Io sono stato Todoroki. Ah, Todoroki. Femminile. Perché c'hai la? Me l'ha prestata. Gliel'hai prestata a qualcuno? Chi me l'ha prestata? A chi? Chi è? Io, piacere. Cioè, non se si vede. Chi è qua? Chi è dentro? Questo da là. Ah, ci siamo antumpa. Oh, allora, che personaggio è il tuo? Io sono un bravo ragazzo. Tu sei un bravo ragazzo, ok. E qui che personaggio è il tuo? Il nome è Light Yagami. Light Yagami, vieni sempre a Romix qua? Sempre quando riesco, perché io abito un po' lontano da Roma. Okay. Però ci tendo a venire. Dai, sì. Voi raga, scrivete nei commenti che è stato un botto di gente a commentare se venite qui a Romix. Fate i bravi, se no, cazzi vostra. Ma rompe palla agli altri cosplayer che qua c'è stanno un sacco di gente che gli sta a fare la proposta. È quello di tua sorella. Tu che personaggio sei? Saluta a tutti questi che ci stanno a guardare. Quanti sono? Io sono il dio del nuovo mondo. Il dio del nuovo mondo? Salute, che personaggio sei tu? Kira. Kira. Perché c'hai ste ali? Perché sono la rappresentazione del fatto che sono il dio del nuovo mondo. Perché sei fatto? È giusto, è fatto. Guarda quanti ci stanno a guardare. Secondo voi l'ha comprato, l'ha rubato? Da dove vi è stato? Non mi permetterei mai di rubarlo, io sono la giustizia! Quindi l'hai rubato? No! Da dove la viene? L'hai comprato? Me lo sono fatto, io te sono Dio. Te lo sei fatto, evviva i fatti. Andiamo a rompere palle agli altri cosplayer. Qua c'è stato un botto di gente, ci sta a guardare. Guarda quanti ci stanno a guardarsi. Guarda quanti ci stanno a guardare. Vabbè. Che personaggio è il tuo? Matt di Death Note. Sempre di Death, va di moda, ultimamente stanno. C'è troppa luce, sì. Oh, vedi. Sennò se 99.000 gente non c'è. Oh, che personaggio tu hai detto? Matt. Perché hai scelto il suo personaggio? Perché deve essere rivalutato, 5 minuti di screen time. Deve avere più fandom e io sono qui per rappresentarlo. Bravo, l'hai comprato, l'hai rubato, l'hai fondato dove sei messo? L'ho fondamentalmente craftato con pezzi esistenti. Sono tutti oggetti o trovabili, comunque a parte la pistola, non la faccio vedere, sennò mi blocca nel video. E quindi è questo. Vieni sempre a Romix? Ho partecipato all'edizione scorsa, aprile, e questa qua. Dai. Cominciamo, domani ci ritorni. Che personaggio porti? Azzurra di Avatar. Di Avatar con la coda, tutta vestita di blu. Non quelli blu. No, Avatar della Skybender. Ah, pensavo Avatar. È un classico, non ti preoccupare tutte le volte. C'è il meme, infatti. Allora, vediamo gli altri cosplay che ci stanno. Questo cornuto con i denti a sciabola a me piace. Guarda quanti ci stanno a guardarsi. Guarda quanti ci stanno a guardare. Eh?
che di, allora, di non mi fa fare figure di merda, di che personaggio sei? Nessuno, è un fan-made. Non mai fa più di me. Che personaggio? È fan-made. È un fan-made, te lo sei inventato tu. Sì. È un original, io apprezzo molto gli original perché hanno l'inventiva di crearsi un personaggio, cosa che io non ho. E quindi, l'hai fatto tu, la maschera l'hai fatto no, tu? No, la maschera l'ho comprata in fiera in attesa. L'hai comprata in fiera, ci piace. E cosa dovrebbe rappresentare questo personaggio? Niente. Un demone. Possiamo dire un demone, possiamo dire un demone, che è un po' scurato, sta un po' così, però a batteria, a memore. E vabbè, qua ci stanno i fotografi, cioè, guarda, guarda, no, non so se si vede, guarda quanti ci stanno a guardare. Andiamo a rompere palle agli altri cosplay, andiamo a rompere palle. Oh, allora, vediamo, andiamo a fare un altro giretto a rompere palle agli altri cosplayer. Qua siamo stati a 97.000 me coglioni, possiamo dirlo. Allora, vediamo gli altri cosplayer che ci stanno. Questo è tutto live. Mamma mia, che vento esagerato! Queste qua che mi piacciono, ma sono dei cosplay molto ben fatti. Siamo arrivati a 98.000, siamo arrivati. Salutiamoli a tutti 98.000, uno a uno li devi salutare. Ciao a tutti, possiamo dirlo? Possiamo dirlo? I'm afraid I don't speak Italian. Brava, qua siamo proprio internazionali, siamo stati a per culo, ma va bene lo stesso. Tu con questa oca gigante, dove sta? Oh, vedi, questa oca gigante. Che personaggio è? Te lo sei inventato? No, è Dave Tyler Jones. E con Luca, la paperona, da dove viene la paperona? No, l'ho comprata con l'hai tutti. Comprata in fiera, la paperona, saluta tutti, 95, hai fatto perdere 2.000 visitatori, mi hai fatto perdere, 95.000, andiamo avanti, andiamo a rompere i coglioni agli altri cosplayer che ci sono, qua vedo un bel po' di cosplayer, vedo, andiamo a rompere proprio a loro, ah se sì, che me. Vai mai incrociare lo sguardo con me, così, ma guarda quanti ci stanno, 97.000 ci stanno a guardare, vedi? Oh, che personaggio è tu, allora, va bene. Dino Zeppeli, di Silver Run, di Giorgio. Di Giorgio, mi fai una cosa, di Giorgio, che è famosa per le cose, fa la... Giorgio è famosa per le pose, fammi una posa. Faccio la mia. A 96.000 adesso. Vediamo. Oh, questa è la mia. Bella fisica. Quindi perché c'ho questo cosplay? Perché è un personaggio che amo, che ho sempre amato da quando l'ho letto subito, ci rivedo un sacco. E poi è un personaggio scritto da Dio. Secondo me è il migliore di Giorgio. Okay, quindi carino. Come stai oggi? Ciao! Oh, vedi? Quando è ben vedi quando ci stanno a salutare? Quando siamo arrivati? 97-98, oscilliamo, si oscilla. Tu invece, a vista, ma vi sei visto i capelli bianchi che sono venuti. Che personaggio è tuo? Abbacchio. Ma l'abbacchio, lo fai tu, te lo mangi. Sono io l'abbacchio, chiaramente. Ah, tu sei l'abbacchio. Quindi il famoso cosciotto di abbacchio è proprio questo, il cosciotto di abbacchio è lei. Perché c'è questo personaggio? Perché ti piace l'abbacchio? A parte questo, ma perché mi stacchio perché è un alcolizzato. Viva gli alcolizzati, ci piace. Siamo arrivati a 99, grazie, hai fatto alzare di 1.000. Bravo. Andiamo a rompere palla agli altri cosplayer e qua saliamo sempre di 90, dai che ci siamo quasi 100.000. Sentiamo, loro sono abbastanza inquietanti, possiamo dirlo, voi siete le gemelle Kessler, diciamo se da qua che non si vede la loro, voi siete le gemelle Kessler. Ovvio, guarda che sacco di coscia. Guarda, da un po', madonna mia, siete molto inquietanti, cioè, hanno appena finito di mangiare, infatti sono tutte sporche di ragù, di cosa. Siamo arrivati a 97 grandi. Perché avete scelto questo cosplay? Alla principalmente perché piove. Perché piove, oggi è ottima giornata. E poi perché ci divertiamo, ci piace, fa vedere, mamma mia che inquietanti, andiamo a rompere palle agli altri.
cosplay, tu, lui c'ha il serpente addosso, 99,4 ci siamo quasi, che personaggio è il tuo? Toshis Jujutsu Kaisen. C'ha il serpentone con la spada nella bocca. Voglio sperare sia la bocca quella cosa. Quel buco, voglio sperare sia il buco della bocca. Sì, perché c'è questo personaggio? Perché è figo. Perché è figo? E non rompete palle. Da quant'è che ho fatto questo qui il cosplay? 2 anni. 2 anni. Poi, quindi questo è il secondo anno. Domani ci sei? Domani no. Domani no, raga. O peccati oggi o va via del culo. Niente. Quindi andiamo a rompere palle agli altri cosplay che ci sono. Qua vedo proprio un gruppone enorme di Genshin Impact. Siamo arrivati a 99.003. Guarda quando c'è stata una cosa. È un Kaiser Ray. C'è quella che tu non sei di Genshin Impact. La mia figura di merda giornaliera l'ho dovuta fare. Tu sei di Genshin Impact, però secondo me siete molto simili, possiamo dirlo. È la stessa cosa. Siamo arrivati a 98.000 che ci stanno a guardarsi. Perché avete scelto questi cosplay? Perché li avete scelti? Mi sono affezionata a personaggio. Voi ci piacciono. Voi tu tutti quanti ci giocate. Ma voi ci giocate a chi? Sì, per troppo. Quindi tu sei di Genshin Impact, sì, nel videogioco. Voi siete di Kaiser Rain. Kaiser Rain, che sarebbe la coppia di Genshin Impact. No, è giusto perché ho un po' più dei sordi, diciamo. No, cioè, sono fatti entrambi dalla Oioverse, però sono diversi. È un po' diversi, possiamo, diciamo così, ma li avete fatti voi, li avete comprati, li avete rubati. Io l'ho rubato. Mi piace, tu mi sei simpatica, brava, l'hai rubato, tu invece l'ho rubato anch'io. Tutti ruba, tutto rubato. Tutta rubata, raga, qua tutta roba rubata, tutta roba rubata. Tu invece, vediamo, loro si vergognano, tu che c'hai con la papera in testa, perché c'è sta papera? Perché... Salute 99.000 che ti stanno a guardare. Salve a tutti. Salve a tutti. Perché c'è la papera in testa? Perché sono Perry l'ornitorinco, che è del cartone di Phineas e Ferb. Raga, io sono ignorantone, lo sapete, e niente, tu sei un ornitorinco. Come fa l'ornitorinco? Non so fare il bene. Nessuno che lo sa. Parapaparappa. E quindi andiamo a vedere gli altri cosplay che ci stanno. Siamo arrivati a 96.000 che ci stanno a guardare. Andiamo a vedere. Tu il biondone. Sei tu il biondone. Che personaggio è tuo? Asse di Pokémon. Guarda quanti ci stanno a guardarsi, 99.006. Tantissimi, tanta roba. Quindi perché c'è questo personaggio? Perché c'è il gruppo Pokémon. Perché c'è il gruppo Pokémon? Dove stanno i Pokémon? Hai perso i Pokémon. Ti sei fatto rubare i Pokémon. E poi ci abbiamo anche il best fotografo del Romix, proprio best, senza di questo fotografo non è Romix, e lui è Carlo. Ciao, ma chi è? Guarda quanti ci stanno a guardare, 95.097. Ma che botte! Tutto, e poi ci stanno a guardarsi, guardi con me, wow, una persona, è proprio forte, sì, è proprio forte, guarda quanti ci stanno a guardare, guarda i commenti, guarda, ciao, è il mio, ma il cartone preferito, hai visto tutto quello che ho visto prima? Grande, e lui è il best fotografo, raga, lui è il best fotografo, e vediamo gli ultimi cosplay, così chiudiamo il video in belle. Io vedo qua di fronte a me due cosplay e devo chiudere con loro la live, la devo chiudere con, perché sono i fantastici, sono i miglior cosplay che ho visto finora. Grandi, guardate, siete italiani? No. Sì, no, tu vabbè, tu hai avanti, ne sappia per culo, come quella di prima. Guarda quanti ci stanno a guardarsi, guarda, 97.002, tanta roba, siete proprio fighi, possiamo dirlo? A voi le zentai stanno bene, a me fanno cacare, fanno il panzone così. No, ma fa niente. A me panzone si fa. Bra, se così scevole. Perché avete scelto questi cosplay? Perché Evangelion è un'opera assolutamente traumatica che noi consegniamo. Ok, tu invece perché? Per fargli compagnia a lei. Esatto. Bravi, che ne sta a piove. chiudiamo la live qua. Ragazze, vediamo al prossimo video. Mi raccomando, non abbiate timore di usare le zentai anche se vedete il panzone. State bene lo stesso, sì, è vero? Vero, vero. Ci vediamo alla prossima live, mi raccomando, iscrivetevi al canale Shakari!